Eccoci con un nuovo video su Call of Duty Black Ops 2, o meglio con un nuovo video dedicato ad un'altra delle mappe disponibili grazie al DLC Revolution. Questa è Grind, è uno skate park, come possiamo ben vedere, ecco qui una bicicletta, infatti troveremo rampe e tutto quello necessario per giocare con appunto biciclette e skateboard. È ambientata a Venice Beach negli Stati Uniti in USA e come potremo ben vedere, come dice appunto Venice Beach, è ambientata sulla spiaggia. Ambientazione veramente da mozzafiato, graficamente è impeccabile, ovviamente poi durante le partite di gioco che sono molto frenetiche è difficile vedere queste belle ambientazioni, però ovviamente siamo in partita personalizzata così possiamo vedere bene tutti i dettagli della mappa. Questo è un punto di partenza di una delle due squadre. Ovviamente il gioco propone diverse soluzioni nella parte interna, ovviamente per gli assaltatori, quindi per gli scontri ravvicinati io consiglio sicuramente una mitraglietta o un fucile d'assalto, mentre se ovviamente giochiamo sulle parti laterali, qui partiamo sulla sinistra ma adesso vi faccio vedere anche sulla parte destra, potremo andare anche nei vari cunicoli e tunnel laterali a giocare. Qui ci sono anche le varie rampe di legno degli spettatori. Ovviamente nelle parti laterali sarà preferibile utilizzare i fucili d'assalto, quindi una mappa che sicuramente avvantaggia chi è un assaltatore, quindi mitragliette e fucili d'assalto. Graficamente è veramente impeccabile, come vi ho fatto vedere lo squarcio della spiaggia che è veramente curatissima e dai colori molto accesi, sicuramente una delle più belle disponibili con il DLC Revolution, colori veramente molto accesi che saltano subito alla vista e sicuramente una delle mappe che al momento preferisco del pacchetto. Al prossimo video e alla prossima analisi di un'altra mappa.